Domenica e lunedì si vota in 7 comuni umbri e il prossimo anno toccherà a oltre 60. Infilando la scheda nell'urna, chissà quanti saranno quelli di voi a ricordare che ormai sono 30 anni esatti che eleggiamo i sindaci in modo diretto. Prima a farlo infatti erano i consiglieri comunali, spesso dopo lunghissime trattative. La legge che ha stabilito le elezioni dirette del 93, legge che arriva in un contesto per certi versi drammatico. Edizione straordinaria del TG2, possiamo collegarci col Palazzo del Quirinale, dove poco fa il Presidente del Consiglio incaricato Ciampi è entrato nello studio del Presidente della Repubblica Scalfaro con la lista dei ministri. Ora il muro è caduto, la Prima Repubblica è collassata, il debito pubblico ha superato per la prima volta il PIL, la lira viene svalutata, Tangentopoli ha travolto molti dei partiti che hanno segnato per decenni la vita pubblica italiana. Il sistema è paralizzato, i partiti delegittimati, il rapporto tra istituzioni e cittadini sempre più compromesso. Per provare a ricucire questa ferita arriva la legge 81. Ora a eleggere i sindaci e pure i presidenti delle province saranno i cittadini in modo diretto e con un sistema maggioritario. È così che cambia in modo radicale il rapporto tra gli elettori e quelle che sono le istituzioni più vicine a noi. Ecco, intanto riepiloghiamo ancora una volta, ricordiamo ancora una volta che per il Comune di Roma 2.700 sezioni su 3.637, Francesco Rutelli 52,9, Gianfranco Fini 47,1%. Francesco Rutelli è quindi il nuovo sindaco di Roma. A Napoli 1.400 sezioni su 1.581, Antonio Bassolino 55,8%, Alessandra Mussolini 44,2%. In quegli anni a cambiare in profondità sono pure i comuni. Spariscono i controlli preventivi sugli atti, arrivano gli statuti per regolare in autonomia la vita del comune, i sindaci ora nominano gli assessori, che non potranno più fare i dirigenti, eppure i rappresentanti nelle partecipate. Una vera e propria rivoluzione tra presidenzialismo dei sindaci e consigli svuotati. Com'è cambiata in questi 30 anni, anche in Umbria, la figura dei sindaci e dei consiglieri? Qual è il nuovo ruolo dei partiti? Io sono Daniele Bovi, benvenuti a Focus, il mio podcast per Umbria 24 che in ogni puntata racconta i fatti, i problemi e le persone della nostra regione. Non dimenticate di seguire Focus su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su qualsiasi altra piattaforma utilizzate per l'ascolto. Lasciate un commento o scrivetemi a daniele.bovi@umbria24.it. Il vero rischio appunto che si ritorni a un'espressione ai notabili degli anni 50 e 60 del Novecento. L'ospite di questo episodio è il professor Roberto Segatori, che fino a qualche anno fa ha insegnato, anche a me, sociologia dei fenomeni politici all'Università di Perugia. 20 anni fa Segatori ha pubblicato un libro per Donzelli, proprio dedicato ai sindaci, raccontando 140 anni di storia di questa istituzione. Allora, professore, se dovesse aggiungere un capitolo al libro 20 anni dopo, cosa aggiungerebbe e come lo chiamerebbe? Direi quasi una cosa paradossale. Stiamo tornando ai sindaci della prima stagione repubblicana, che erano notabili. Nel senso, nel mio testo, la figura del sindaco viene sempre riferita alle caratteristiche del contesto, contesto nazionale, contesto locale, e soprattutto un ruolo fondamentale lo avevano nelle prime stagioni i partiti politici. Qui sono intervenuti due grossi cambiamenti. Il primo, la trasformazione, l'indebolimento organizzativo dei partiti politici. Il secondo, la rivoluzione nella comunicazione politica. Il fatto che si siano indeboliti i partiti politici ha avuto come prima conseguenza una tendenziale impreparazione della classe politica amministrativa ai ruoli di gestione, nel senso che mentre prima nei partiti, specialmente in quelli di sinistra, nella DC, c'era il cursus honorum, per cui si arrivava a candidarsi a sindaco dopo aver imparato, fatto per anni, consigliere comunale, eccetera, oggi questo tipo di cursus non c'è più. Non solo, l'altro aspetto, si sono indeboliti i partiti politici, quello che funziona oggi è il traino dei leader. Il risultato è tecnicamente straordinario,
extra ordinem, l'idea che un partito ottenga più del 40% in Italia? Nel libro sui sindaci facevo riferimento a tre elementi di capitale socio-politico che devono avere i sindaci. Primo era una dote personale di visibilità e affidabilità. Secondo, il sostegno delle forze politiche e dei partiti. Terzo, poter avere, contare sul network comunitario, associazioni, eccetera. Tra l'altro questa cosa, per esempio, funziona benissimo a Perugia, dove Romizzi riesce a capitalizzare un network laico e cattolico insieme. Oggi, diciamo così, quello che è entrato un po' in crisi è il ruolo dei partiti. Devo dire che a destra si avverte di meno, perché c'è stata una crescita prima della Lega e poi adesso di Forza di Fratelli d'Italia. Però c'è questo passaggio, no? Dal partito che ti preparava, costruiva le carriere, al fatto di essere semplicemente persone fidelizzate con il leader nazionale emergente. Il vero rischio, appunto, è che si ritorni ai notabili degli anni 50 e 60 del Novecento. Per quanto riguarda l'Umbria, individua delle specificità particolari? Bene, l'Umbria c'è stata la rottura del 2019, una rottura che ha prodotto due effetti che sono critici. Il primo ha indebolito pesantemente la sinistra, che sta ancora mostrandosi incapace di riflettere sui motivi della sconfitta. Dall'altra ha portato al potere una destra che, non essendo abituata, perché in politica poi il professionismo conta, cioè saper governare, che non ha tutte le figure adatte a gestire i ruoli di governo. Per cui l'Umbria sta soffrendo di due limiti che si fronteggiano, no? Da una parte la sinistra. Elaborare la sconfitta non significava dire c'è stato solo il processo a Catiuscia Marini, Bocci, eccetera. Io non ho fatto mai parte di nessuna consorteria o gruppo di potere, che ho sempre anzi combattuto politicamente in maniera molto forte. Significava dire che gli umbri hanno mandato due messaggi. Il primo, smettetela, rivolto al PD come erede del PC, di pensarvi i più bravi, quelli che hanno sempre ragione, che possiedono la verità. Non è vero. Secondo, avete finito di distribuire le caramelle con cui avete trasformato una regione che era fino agli anni 70 di operai e mezzadri in dipendenti pubblici degli enti locali. Sono finite queste possibilità, però come gruppo dirigente politico voi vi siete messi in salvo, cioè ci sono tanti ex consiglieri regionali, tanti ex titolari di agenzie regionali che bene o male godono di rendite politiche. E quindi questo è quello che accade a sinistra, una mancata elaborazione dei motivi della sconfitta. A destra c'è un apprendistato ancora lento, c'è qualche eccezione, che so, della giunta regionale. Roberto Morroni è bravo, ha fatto per anni il sindaco a Gualdo Tadini, però c'è una fatica anche del corpo dirigenziale, burocratico, cioè non è possibile che forse tutta l'intermediazione sulle sfide future venga affidata al capo di gabinetto della presidente Marini, cioè nel senso, ma questo capita anche nei comuni gestiti dalla destra. Per quanto riguarda Terni, invece, che idea si è fatto di quello che è successo all'interno della destra e in generale su questo appuntamento elettorale? A Terni ci sono entrambe queste condizioni. Tra l'altro saranno elezioni abbastanza... Da una parte la destra è riuscita a mantenere l'unità nonostante abbia liquidato in maniera poco comprensibile Latini. Beh, se non per questioni di rapporti di forza, anche se poi hanno contato anche altri elementi, no? Sì, lì sono rapporti di forza. Fratelli d'Italia è salito, l'ascensore che sale adesso è quello. Il fatto che Franco Zaffini vada a fare il capopopolo in maniera molto demagogica funzionerà per una stagione, ma a lungo andare non credo sia possibile mantenere quel tono e quel livello. La sinistra non ha ancora elaborato la sconfitta, tra l'altro c'è una grandissima presenza di soggetti, diciamo, di area cattolica, che sta criticando aspramente sia l'un fronte che l'altro, per cui non si capirà bene che tipo di soluzione si avrà, in quante persone andranno a votare. Poi c'è Bandecchi, quindi è una situazione abbastanza strana. Si va avanti per ascensori elettorali che sono di tipo stagionale. Prima Renzi, poi abbiamo avuto Grillo, poi abbiamo avuto Salvini, adesso abbiamo Meloni, però è una sinusoide con alti e bassi. E inevitabilmente gli enti locali ne soffrono, ne risentono, perché con i limiti di risorse che hanno,
con una burocrazia ristretta e che si muove sulla difensiva e che fa fatica perfino a mettere a terra i progetti, con la magistratura che sembra fare anche lei l'attore politico, nel senso che interviene qualche volta ai limiti della propria, delle proprie regole, insomma la situazione non è così lineare. Nonostante questo ci sono tante persone che vogliono andare a fare gli amministratori, e questa potrebbe essere un'ulteriore patologia italiana, che è quella di considerare le istituzioni pubbliche, dallo Stato, governo nazionale, governo regionale, governo municipale, come istituzioni che in qualche modo conferiscono potere e conferiscono risorse. C'era una vecchia espressione della sinistra radicale che diceva cerco di mettere le mani sul bottino di Stato. Nel libro si parla anche di ridimensionamento del ruolo del consiglio comunale, in generale del ruolo del consigliere comunale. A me sembra che la situazione negli ultimi 20 anni sia solo che peggiorata. È d'accordo o no? Sono totalmente d'accordo. Il ruolo peggiore è quello dei consiglieri comunali di maggioranza, perché loro le politiche, ma sta succedendo anche a Roma, cioè a Roma si amministra con decreti legge e poi il Parlamento deve approvarli. A livello comunale è lo stesso, le decisioni vengono, tant'è vero anche la legge ridimensiona molto il ruolo del Consiglio Comunale, che interviene solo sul bilancio, sulla pianta organica, su alcune delle questioni importanti. Il ruolo peggiore dei consiglieri di maggioranza, perché sono chiamati in esercizio, alza la mano o abbassa la mano. La sinistra o l'opposizione può fare solo interpellanze, mozioni, ma insomma li lasciano sfogare, finisce lì, per cui diventa una cosa anche malinconica, perché sembra quasi nei comuni maggiori che in fondo io mi rifugio nell'attività delle commissioni, prendo i gettoni, produco tante belle parole, però poi non si capisce bene che significa stare lì. Questo sì è un problema nei consigli comunali, ma d'altra parte anche il numero dei consigli comunali è stato ristretto. Lei tra l'altro ha avuto anche un'esperienza a Foligno, no? Io personalmente ho un'esperienza da assessore, consigliere comunale a Foligno, che risale addirittura a 40 anni fa, e sono scappato entrambe le volte perché dopo un po' non si era in condizione di prevedere l'esito del proprio impegno, no? Per cui alla fine vincono sempre i politici di professione, però il prezzo che si sta pagando è l'allontanamento di una quota significativa di elettorato. La legge del 93 era stata fatta anche, diciamo così, per curare quella ferita, quello strappo che si era aperto tra politica e società. Secondo lei 30 anni dopo questa ferita è stata ricucita oppure no? In qualche modo non si è ricucita, ma non per quella legge. In qualche modo era inevitabile. Cioè, prima di quella legge c'era un altro tipo di debolezza. Per arrivare alla scelta del sindaco tra i consiglieri comunali eletti iniziava una lunghissima, faticosissima negoziazione tra i partiti politici. Qualcuno ricorderà, poi c'è stato un periodo in cui con i socialisti, che avevano il 15%, che facevano l'ago della bilancia se far nascere un governo di sinistra col PC o di centro con la DC. Erano veramente tempi lunghi, complessi, con ricatti politici, eccetera. L'elezione diretta del sindaco ha semplificato sulla carta questa possibilità, però è vero che mentre dal 93 fino alla modifica del titolo quinto della Costituzione, eccetera, c'era un clima che tendeva a dare più potere alle autonomie locali, nel senso che si parlava addirittura del partito dei sindaci. C'era una volta il partito dei sindaci, quel gruppo di amministratori talmente apprezzati da sembrare il punto di partenza ideale per il rinnovamento del centrosinistra. Da allora però sono passati 20 anni e per un periodo il percorso si è invertito. Da trampolino di lancio il municipio di una grande città era diventato il rifugio dove svernare in attesa di un momento più propizio per tornare alla ribalta. Quella stagione è finita. Non solo, l'autonomia ci viene riproposta nella formula dell'autonomia differenziata, che rischia di essere penalizzante per metà delle regioni italiane, tra cui l'Umbria. Cioè, nel senso, se veramente la Lombardia, il Veneto vogliono tenersi il 92% del loro gettito fiscale, noi, regioni come l'Umbria, che prendono e ricevono più risorse di quelle che contribuiscono a costruire, rischiano di essere tempi duri. Quindi il clima che era tra il 93 e i primi anni del 2000 era un clima molto positivo, c'erano grandi attese su questa possibilità. Poi è cambiato un po' il mondo, dinamiche internazionali hanno in qualche modo pesantemente condizionato il ruolo dell'Italia, la crisi finanziaria del 2008,
e poi ultimamente il Covid e poi altre crisi che arrivano. Da questo punto di vista si è tornati a un neocentralismo. A livello regionale è ritornato fuori un neocentralismo regionale. Qui c'è sempre stato, per la verità, anche con le giunte regionali di sinistra. Faccio un esempio concreto così uno capisce. Tutta una serie di fondi che sono destinati a essere gestiti a livello locale, che sono il Fondo Nazionale e quello della Sanità e quello del Sociale e i fondi per lo sviluppo economico, eccetera. Normalmente la regione dovrebbe solo fare leggi per riconsegnare agli enti locali singoli associati la gestione delle politiche. In realtà la regione si trattiene sempre una quota sempre crescente di risorse, snaturando anche la sua natura, smettendo cioè di fare solo la legislazione, ma andando a fare anche l'amministrazione. Allora, o si affronta una volta per tutti questo problema dicendo che l'Umbria è una micro regione, se non rientra in un processo di macro regionalizzazione staremo male, se no i comuni umbri saranno sempre destinati a soffrire. All'orizzonte si intravede uno scossone notevole. In Parlamento è iniziata la discussione, una proposta arrivata da destra, di far saltare il ballottaggio in caso un candidato sindaco raggiunga il 40%. Che ne pensa? Che non è una bella cosa, però la coda di paglia ce l'hanno tutti, cioè la prima coda di paglia ce l'ha la sinistra, per esempio in Umbria, perché in Umbria, ai tempi, mi pare, della giunta Marini, si decise di fare una legge elettorale che ha fatto sparire la possibile ipotesi di ballottaggio. Morale è stata utilizzata per guadagnarci all'inizio, poi alla fine ha favorito la destra. Quindi io credo che il ballottaggio sia più serio, perché tra l'altro permette il recupero di gente che alla fine deve comunque scegliere quello che potrebbe valutare come il meno peggio, ma sceglie. Senza ballottaggio rischia di essere il governo del 15% della popolazione, perché se andiamo a fare i conti, si tolgono quelli che non partecipano al voto, si tolgono gli altri, alla fine la scelta avviene tra pochi persone, per cui è una democrazia molto molto limitata. Grazie per aver ascoltato fino a qui questo episodio di Focus. Non dimenticate di seguire Focus su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su qualsiasi altra piattaforma utilizzate per l'ascolto. Lasciate un commento o scrivetemi a daniele.bovi@umbria24.it.